Non è ancora ufficiale, ma resta alta la probabilità che l'Umbria rimanga per le prossime settimane ancora zona arancione, insieme ad essa altre 8 regioni più la provincia autonoma di Bolzano. È più di un'ipotesi dal momento che i dati, malgrado l'indice RT per il cuore verde, sia relativamente basso, pari allo 0,97, a detta del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico e della cabina di regia nazionale, non consentirebbero il passaggio ad alcuna zona gialla al fine di non vanificare gli sforzi delle restrizioni finora messe in atto. E così l'Umbria, malgrado anche oggi registri 49 nuovi positivi su 385 tamponi e 47 test antigenici analizzati, 132 guariti e attualmente positivi sotto quota 5.000, zero decessi nell'ultimo giorno, si appresta a mantenere la colorazione arancione. Colorazione su cui è intervenuto contrariato il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta. Eliminare la zona gialla in tutta Italia per tutto il mese di aprile è una cosa, secondo me, assurda. Perché una regione che nel mese di aprile ha i numeri da poter essere gialla, gli viene impedito di essere gialla, ma va automaticamente in arancione? Perché questa cosa? Si vuol capire che la zona arancione ammazza definitivamente l'economia di regioni piccole come l'Umbria? Perché stare in arancione per tutto il mese di aprile significa la morte di bar, la morte dei ristoranti e dei commercianti. Gliel'ho detto in tutte le lingue del mondo. In una regione come la nostra, un commerciante in una zona arancione non può vivere di clienti del proprio comune, non ce la fa, incassa zero. E si continua con questa norma che prevede le zone arancioni che non abbassano la curva perché non hanno nessun tipo di benefici, l'avete visto, da ottobre a novembre che siamo con queste colazioni, ma soprattutto la zona arancione ammazza il tessuto economico della nostra regione. Ma non lo dice nessuno, non lo dice nessuno che il divieto di spostamenti tra comuni è una cosa che ammazza la nostra economia. Questo governo dei migliori mantiene ancora la norma, faccio l'esempio per cui uno che abita a Passignano, che è sopra 5.000 abitanti, non può andare a Tuoro. Ma un abitante di Tuoro, che è un comune sotto i 5.000 abitanti, può andare a Passignano. Questo governo dei migliori tiene norme di questo tipo. E questi ristori, ragazzi, ma questi veramente credono che un ristoro di 3, 4, 5.000 euro per un commerciante può risolvere i problemi di queste persone che hanno perso migliaia, migliaia, migliaia di euro? Ma ci credono quando dicono queste cose? La zona arancione per tutto il mese di aprile, per quanto riguarda quelle regioni che in realtà avrebbero nei numeri la zona gialla, è una cosa assurda.